Ok, Mr. Fantasy 81 apre proprio un fronte. Per me la vera sigla era questa, la sua entrata. Benvenuti alla seconda puntata di Mr. Fantasy. Il programma comincia un po' tardino questa sera, è vero, ma quello che vi offriamo in cambio della vostra paziente attesa è la nostra variazione sul tema della musica per gli occhi, ovvero della musica come spettacolo, della musica per immagini e non solo per sonorità. Nasceva un nuovo media che era il video musicale e le televisioni lo trattavano un po' come uno spot televisivo. Necessariamente condotta, insomma si fa per dire condotta, da Carlo Massarini. Complimenti per la vostra scelta e a tutti quanti buon proseguimento. Scusi, non vorrei interromperla, ma... Sì, per l'appunto mi ha interrotta, comunque... Un attimo solo, credo di essere stato catapultato nel mondo delle immagini. Questo è il mondo delle immagini? Questo è il mondo delle immagini? No, lo chiedo io a lei. No, lo chiedo io a lei? Sì, sì, è il mondo delle immagini. La vedo qui, è la prima persona che incontro, se mi potesse dare un'indicazione, non saprei bene dove andare. Non si preoccupi, dottore, lei deve andare tutto di là, sì. Poi tutto di qua, sì. Poi tutto di lì, sì. Poi tutto di là, sì. E poi trova una porta. Sì. Lì la apre, chiunque si faccia avanti, deve dire che la mando io. Sì. E lei è tranquillo. Sì. Lei chi è comunque in tutti i casi? Massarini, io sono la RAI, per Bacco. La RAI. La RAI, Radio Televisione Italiana. Pentiti, Massarini, pentiti! Sì. Non so di che cosa, ma... Lo sappiamo noi. Allora vado. Vada. Va bene, a più tardi, eh. A più tardi. La cosa che si dice poco e che sempre va sempre ricordata è che a fare queste cose qua ci si diverte un casino, è importante dirlo perché altrimenti sembra che... Non va rivendicato, certo, è la chiave, è l'unico modo. Bravo, è l'unico importante modo, perché è chiaro che ci hanno fatti un culo come un secchio per mesi, ma quello che riprovo rivedendo è che poi noi ci divertivamo, era divertente immaginare e fare. Hai ritmo? Sai nuotare? Sai correre? Sai scavalcare? Ti reggi in piedi? Allora entra nella NATO. La NATO non ti molla. Così potrai partecipare all'estrazione di 3.000 Pershings e 800 Cruise. NATO. Comfort e sicurezza per tutto l'Occidente. NATO, un missile in ogni casa. Da Giovanotti a Pierre Lévy ed Eric De Kerchove, che in qualche maniera abbiamo portato noi sul grande schermo, però anche questo dà anche un po' l'idea della varietà di persone che si interessavano a questo mondo, cioè non c'erano solo, come dire, degli intellettuali, c'era anche della gente che aveva colto questo segnale che stava arrivando. Si comunica soprattutto
tenendo sempre presente che abbiamo a che fare con delle singolarità e dunque che è a partire dalla singolarità che diventa possibile produrre qualcosa che sia poi utile. Si può insegnare a comunicare, oggi lo capiremo meglio. Si può insegnare a respirare? In un certo senso sì. No, ma in un certo senso sì. È quello che volevo dirti perché lo sappiamo entrambi. Lo yoga, tante tecniche ci permettono di imparare a respirare. Tutti respiriamo, ma attenzione, possiamo farlo in maniera inconsapevole e sbagliata. Allora, colleghiamoci intanto con Milano, con la nostra sede di Milano, dove c'è Carlo Infanti insieme all'Istituto Tecnico Pacioli di Crema. Questo è il primo dei nostri contributi che vengono portati all'interno di questa lezione. Allora, mi sentite? Siete in contatto? Certo. Siete in comunicazione? Ci siamo. Certo, comunicare con le nuove tecnologie interattive determina un fattore assolutamente scardinante, nuovo. Comunicare con, forse il più antico di tutti, comunicare con gli altri, riguarda l'oralità, lo scambio orale, il parlare. L'interattività attraverso i sistemi dell'ipertesto, la navigazione interattiva in internet, permette di mettere in gioco questo fattore elementare, filogenetico, originario.